Nell'appuntamento di Dal Vivo di oggi abbiamo in collegamento con noi Tommaso Gorini, consigliere comunale, che ci parlerà del blitz organizzato da alcuni attivisti davanti all'ospedale di Baggio mercoledì 21 giugno. Con questa protesta gli studenti chiedono di trasformare l'edificio in uno studentato. Allora, buongiorno, ci parli un po' di questa protesta. Buongiorno, allora questa iniziativa è nata da una proposta di Ilaria Lamera, la studentessa che ha fatto partire la protesta delle tende ormai 2 mesi fa, per cercare di dare uno sbocco a quella che era nata come una manifestazione estemporanea ma legata a un disagio profondo e strutturato ormai da tempo, dovuto all'impossibilità per gli studenti che arrivano a Milano di trovare un affitto a prezzi accessibili. Appunto, come dicevo, si è cercato di provare a dare una serie di risposte concrete e di idee di come si potrebbe affrontare già da subito questa crisi abitativa. C'è stato un confronto anche con le realtà giovanili del centro-sinistra. Io ero presente non solo come consigliere comunale, ma come aderente ai giovani europeisti verdi, e abbiamo deciso molto volentieri di partecipare, e abbiamo deciso di fare questo presidio davanti al ex ospedale militare di Baggio, proprio per andare a manifestare che cosa? Il fatto che ci siano un sacco di luoghi anche molto grandi all'interno della nostra città, una città dove gli spazi, dove c'è una forte attenzione da parte di chi costruisce, di chi fa immobiliare, per il mercato, a prendersi tutti gli spazi. L'esistenza di spazi come quelli in capo al demanio militare, com'è l'ospedale militare di Baggio, che sono ancora pubblici e quindi potrebbero essere facilmente riconvertiti, non avendo più di fatto un uso, per una funzione sociale come la trasformazione in studentati. Ma parlando di un ospedale, perché avete scelto proprio questo ospedale? Allora, è stato scelto quello semplicemente perché rappresenta uno spazio che ad oggi è inutilizzato ed è comunque in buono stato. È stato utilizzato come centro vaccinazioni per il Covid solo un anno, due anni fa, quindi abbiamo ragionevole certezza che potrebbe essere riutilizzato e convertito senza eccessivi sforzi manutentivi come altre infrastrutture che potrebbero avere delle carenze strutturali maggiori. Non è stata l'unica iniziativa, per esempio un'altra parte del movimento delle tende ha occupato per qualche giorno la casa dello studente, che è uno spazio di proprietà del Politecnico, che è in ristrutturazione ma al momento fermo, quindi sono diversi gli spazi su cui che potrebbero essere attenzionati, e pur cercando di mettere attenzione su uno specifico spazio non volevamo limitarci a parlare solo di uno specifico punto, perché sono tanti le cose che pensiamo vadano fatte e tante le cose da correggere. Non è solo una questione di liberare spazi, ma di rivedere anche i meccanismi che negli ultimi decenni hanno portato Milano a questa condizione di, possiamo dire, di crisi e di difficoltà, con un aumento dei prezzi degli affitti. Certo, quindi diciamo che c'è una situazione di non conoscenza di luoghi inutilizzati, ma c'è anche una grande rigenerazione al momento di Milano. Lei pensa che in realtà la rigenerazione venga fatta a discapito degli studenti e in maniera per agevolare delle persone che magari possono permettersi di pagare affitti più alti? È un dato di fatto che se c'è stata, ed è innegabile, un'enorme stagione di rigenerazione che ha preso avvio dalla stagione di Expo, è anche vero che questa rigenerazione è disallineata rispetto a quelle che sono le necessità degli abitanti. Mi spiego meglio. Quello che si costruisce va a rispondere a quelle che sono delle esigenze di mercato, di
persone che magari o di aziende che acquistano soprattutto per investimento e che possono permettersi di pagare cifre più alte rispetto a quelle che sono le necessità di chi a Milano vive o cerca di venire a vivere e non trova un'offerta che è corrispondente a quelli che sono i valori di mercato. Purtroppo anche gli obblighi che vengono dati di costruire parte di edilizia in social housing al momento è il 40% per interventi sopra i 5.000 metri quadri, di fatto non sono sufficienti perché comunque anche i canoni del social housing per come è costruito oggi non riescono effettivamente a venire incontro a quelle che sono le esigenze anche di un ceto medio impoverito o di chi avrebbe accesso alla fascia più alta che rientrerebbe ancora nelle graduatorie dell'ERP, ma che di fatto non riesce mai ad accedere perché le graduatorie vengono sempre immediatamente esaurite. Infatti, un altro dei temi fondamentali che sarebbe importante portare all'attenzione è di rivedere proprio quelli che sono i meccanismi urbanistici, quindi dare mettere dei confini più stringenti a cosa definiamo social housing e dare delle fette maggiori di edilizia concordata per poter dare respiro ai cittadini e non solo alimentare il mercato. Beh, lei cosa intende per social housing? Per social housing intendo quanto è definito come tale dagli strumenti come il IGT di Milano, ovvero quel tipo di edilizia che ha dei canoni che sono stabiliti attraverso una convenzione con il comune e che sono inferiori rispetto al mercato, possono essere sia in affitto che in vendita, in patto di futura vendita. E che devono mantenere un valore convenzionato se sono in affitto per tot tempo. Però appunto pensiamo che queste convenzioni spesso non siano sufficienti a venire incontro alle necessità degli abitanti e che bisognerebbe rivedere, per esempio, obbligando a invece che fare delle convenzioni che non sono legate a degli accordi e ad una discussione con le parti sociali, a spingere verso il canone concordato, a obbligare al canone concordato, che invece è definito da tabelle che sono decise insieme agli attori sociali, quindi anche ai sindacati degli inquilini, eccetera. Milano è una città che chiama a sé tanti studenti e anche tanti lavoratori da tante parti d'Italia. Perché secondo lei non si investe nella possibilità di far abitare queste persone in città e piuttosto si preferisce investire in progetti che vanno a discapito appunto degli affitti e del caro affitti? E non si investe, diciamo che è controversa questa questione, perché da un lato, soprattutto se parliamo degli studenti, gli studenti sono persone che vengono in città per fare un investimento, perché venire a studiare a Milano, che ha le università come Politecnico, come Bocconi, che sono all'apice dei ranking nazionali, significa o comunque viene percepito come qualcosa che dà un valore maggiore a livello di curriculum. Quindi, se io vengo con la prospettiva di stare qualche anno facendo un investimento, sono disposto anche a fare un sacrificio. Se ho ovviamente alla base un capitale economico sufficiente, sono anche disponibile a spendere un po' di più per poi avere questo ritorno di investimenti. Quindi, in qualche modo, loro malgrado, gli studenti finiscono per essere parte di chi aumenta questa macchina che fa alzare gli affitti. D'altro canto, in un sistema oramai di lavoro sempre più precarizzato, non c'è molto interesse perché appunto Milano continua ad essere un polo attrattivo e quindi continua ad esserci un costante ricambio. E finché questo ricambio continuerà ad esserci, finché continueranno ad esserci persone che vengono a sostituire quelle che man mano vengono espulse perché non riescono più a stare dietro, alla corsa dei prezzi, questa corsa continuerà ad esserci. Penso che stiamo arrivando in qualche modo ad un punto di rottura
con la corsa dell'inflazione e con un aumento che ormai è insostenibile. Sì, diciamo che è una sorta di domino che dà privilegi a persone e va a discapito appunto di altre. Lei ha qualche consiglio, qualche idea per migliorare questa situazione? Io penso che ci troviamo davanti ad una fase molto, molto interessante perché appunto la protesta degli studenti ha fatto esplodere un malessere che era palpabile in tutta la città e ha fatto sì che si tornasse a parlare nel concreto di politiche abitative e di housing. Ci troviamo anche in una situazione molto interessante perché è in discussione, sta partendo la discussione del piano di governo del territorio. Quindi abbiamo una reale finestra per tornare finalmente a discutere di quelli che sono i meccanismi urbanistici che determinano come premiare o come obbligare a costruire in un certo modo e quindi provare a ridirezionare quest'ondata di immobiliare, di edificazioni che c'è stata negli ultimi decenni. Per esempio, come dicevo prima, rivedere quali sono i confini del social housing, ridefinire i regolamenti per gli studentati, in modo anche per quelli da calmierare i prezzi e magari evitare di concedere spazi, come è venuto agli onori di cronaca ultimamente, a strutture che poi vengono rimesse sul mercato quando gli studenti non sono presenti anche a favore dei turisti. Quindi di sicuro partire da rivedere quello che è lo strumento urbanistico a livello comunale. Poi a livello superiore ci sono una serie di proposte che sono in atto. Ne cito una in particolare che è particolarmente interessante e discussa in questo momento, che è quella che è la proposta di alta tensione abitativa per limitare gli affitti brevi turistici nelle città ad alta tensione abitativa, come è Milano, perché sappiamo che una grossa fetta di immobiliare che era sul mercato degli affitti lunghi con i valori che ci sono per gli affitti brevi su Airbnb è stato mangiato da quel mercato che attualmente è un completo far west senza regolamentazione. Quindi anche agire su tutte quelle forme di mercato breve che tolgono un ulteriore respiro sarebbe fondamentale. Allora ci auguriamo che questo momento di rottura possa essere un'occasione di ristabilire questa situazione, questo Far West, e io la ringrazio di aver partecipato al nostro collegamento. Grazie a voi.